Questa sera il tema che è stato scelto è l'inconsistenza, diventare un paese che non c'è, l'inconsistenza della nuova politica. Ma prima di affrontare questo tema ce n'è un altro che a mio avviso è molto importante, perché a questo dibattito politico dovevano esserci anche i rappresentanti della maggioranza, erano stati invitati. Alla festa dell'amicizia hanno sempre potuto parlare liberamente tutti quanti. All'ultimo, diciamo, credo ieri, i membri della maggioranza hanno comunicato che non avrebbero partecipato a questo dibattito. Io poco prima di cominciare ho realizzato due interviste con Teodoro Lonfermini e con Alessandro Cardelli, e a Teodoro Lonfermini fatto proprio questa domanda qua, ecco, qual è il segnale che diamoci del tu stasera, perché tanto ci conosciamo, siete d'accordo con tutti quanti i protagonisti di questo dibattito, ci conosciamo molto bene, non siamo in televisione, ci possiamo dare anche del tu, ci sentiamo così un po' a casa. Ecco, io ho chiesto a Teodoro Lonfermini, secondo lui che segnale è questo qua, cioè all'ultimo i rappresentanti della maggioranza hanno scelto di non partecipare a un confronto di fronte ai sammarinesi in piazza, un confronto anche sui temi dell'attualità politica. Ecco, che segnale è secondo te, Teodoro? Ma, per prima cosa, buonasera a tutti, ed è, come hai detto tu, sempre un piacere ritrovarci in questo momento d'estate per analizzare poi tutta una serie di opinioni di carattere politico che sono molto ferragostane, però gli elementi che anche in queste giornate sono venuti avanti sono di grandissima attualità e soprattutto di grandissima preoccupazione. Quella preoccupazione è che evidentemente i colleghi della maggioranza hanno ravvisato nell'invito che abbiamo a loro rivolto nel partecipare ad un dibattito che ormai è prassi ed è una usanza abbastanza comune per noi, confrontarci non soltanto tra di noi e quindi, come si suol dire, raccontarcela un po' all'interno delle nostre quattro stanze, ma avere un confronto decisamente ampio e decisamente condiviso in termini di paese. Il fatto che non sono venuti, declinando l'invito non ieri, scusami se ti correggo, ma proprio oggi, cioè questa mattina, dicendo caro segretario del partito Venturini, grazie ma dobbiamo declinare il vostro invito, a mio modo di vedere è un segno di grandissima debolezza, è un segno di quel elemento attraverso il quale stanno conducendo la loro vita istituzionale in questi mesi. Insomma, forzature su forzature non danno sicuramente la forza ad un contesto politico, e il fatto che declinino poi inviti di questo genere dimostra grande debolezza. A noi dispiace, perché poi alla fine tutta quella trasparenza che loro hanno sbandierato dalla campagna elettorale sino ai mesi successivi si è decisamente sciolta come la neve al sole. Questi giorni il sole è particolarmente caldo, è evidente che deve aver dato fastidio un po' ai loro ragionamenti, però è un confronto misero, povero, a cui noi ci dobbiamo purtroppo prestare da un punto di vista istituzionale. È una cosa che denunciamo da tantissimo tempo e questa sera si è ripetuta. Non mi meraviglia però, e chiudo in questo caso, perché quando tu hai a che fare, e lo dico senza aver nessun tipo di presunzione, ma è un dato di fatto, con chi ha vissuto la politica per lungo tempo, dalle quarte alle quinte file di organizzazioni che poi hanno voluto rappresentare o in tanti casi non hanno affatto rappresentato, questo è il livello a cui noi ci dobbiamo prestare. Bene, grazie a Teodoro Fernini. Il prossimo che vorrei sentire è Roberto Ciavatta, perché prima di fare questo dibattito con gli amici che sono qua al tavolo, ci siamo incontrati a cena, abbiamo fatto due chiacchiere, lui l'ha detto a me, mi ha accolto dicendo insomma siamo io e te che siamo qua alla festa dell'amicizia. Io alla festa dell'amicizia, Roberto, ci sono venuto tante volte comunque, quindi ecco, anche Roberto. Ecco, Roberto Ciavatta ha una sua storia politica, è uno dei massimi esponenti del Movimento Rete, che ha avuto un grande exploit alle ultime elezioni, ma anche alle elezioni precedenti,
e di certo Rete è un movimento che non è mai stato come dire tenero con la Democrazia Cristiana. Questa sera, Roberto, tu ti trovi qua a questo tavolo alla festa dell'amicizia a parlare al popolo della DC. Ti trovi a disagio, perché tu mi hai fatto questa domanda, quindi io te la faccio a te adesso. Questo va? Sì. Ma in realtà non è la prima volta che vengo a parlare qui, sono venuto nel 2013, quando eravamo appena entrati in consiglio. Poi devo dire che non siamo stati più invitati dalla DC, perché evidentemente insomma non gli era piaciuto l'intervento che era stato fatto in questa sede. Però per dire cosa, che ovviamente io credo, l'ho detto in più occasioni, credo che non sia una novità, vedo molto difficile la possibilità che ci possano essere in futuro delle alleanze o delle coalizzazioni fra DC e Rete, perché sono movimenti e partiti che hanno tradizioni, radici, idee molto diverse. Però noi non ci siamo mai tirati indietro di fronte a nessun tipo di confronto. Quando veniamo invitati, dovunque si venga invitati, quando c'è un dibattito, noi siamo sempre andati. Io considero un brutto elemento, ma proprio dal punto di vista democratico, questo è un paese dove spazi di dibattito pubblico ce ne sono sempre di meno, no? Forse la festa dell'amicizia, è vero che sono sempre venuto anch'io da ragazzino, che io non ero venuto alla festa dell'amicizia, c'era fuori ragazzino, quindi si veniva alla festa dell'amicizia, insomma. Però il fatto che, non, che i gruppi di maggioranza non si presentino qua, io credo che sia un elemento, viene a dire, grave. Poi voglio dire questo, noi siamo entrati in consiglio nel fine 2012, inizio 2013, al governo c'era la DC con la coalizione che in buona parte è la stessa che c'è adesso, perché anche questo va sfatato un po', no? I nuovi che sono al governo attualmente sono gli stessi che erano al governo con la DC fino a qualche mese fa, se non per il fatto che loro hanno avuto la capacità di fare un maquillage, di ripresentarsi come nuovi, ma insomma i personaggi sono questi qua. Ecco, io devo dire che pensavo fino a qualche mese fa che per questo paese, e lo dico in una piazza dove insomma sicuramente non sarà ben vista questa affermazione, che peggio della gestione di C in questo paese non ci sarebbe stata la possibilità di trovare nessuno. Mi sono ricreduto, cioè noi abbiamo un governo, la DC ha una gestione che può essere criticata in mille modi, ha avuto, no? Quindi può essere criticata come clientelare, può essere criticata come in mille modi, ma comunque questo è innegabile, lo si vede anche alla festa dell'amicizia ogni anno, un radicamento territoriale, ha delle radici che sono le radici nel territorio sammarinese, nel sangue sammarinese, mi verrebbe da dire. Il governo attuale non risponde a nessuno, o meglio, non risponde sicuramente ai sammarinesi, risponde invece a delle linee guida che non vengono da questo paese, che vengono da alcuni potentati che guidano le scelte politiche, soprattutto sul sistema finanziario, e questo lo vediamo tutti i giorni e credo che purtroppo abbiamo dovuto toccare con mano la situazione. Credo che nei prossimi mesi la situazione non potrà che peggiorare e mi auguro che ci sia una risposta di sistema, perché anche questo, poi termino perché non voglio dilungarmi, qualcuno ha criticato il fatto che noi abbiamo fatto con noi come Rete una manifestazione alla quale poi ha aderito la DC come altri gruppi. Io non ci vedo niente di male, anzi credo che in queste fasi qua o coloro che hanno a cuore il paese, da qualsiasi tradizione vengano, si mettono assieme provvisoriamente, senza come dire, l'ambizione di creare qualcosa che poi abbia una durata nel tempo, ma o ci si mette insieme per tutelare e difendere il nostro paese dagli attacchi che vengono dai potentati e che sono sostenuti da una parte da Banca Centrale, parentesi, gruppo criminale, dall'altra da un governo che non ha nessun tipo di legittimazione democratica, perché sappiamo tutti con che percentuale è andato al governo. Ecco, se non ci si mette insieme in questo momento per delle iniziative, come dire, sporadiche, ma che vadano a ledere questo disegno di distruzione del sistema paese, non capisco bene quando si possa fare. Bene. Grazie a Roberto Ciarrapa, che ha usato anche delle espressioni molto forti, ha parlato di
gruppo criminale in banca centrale naturalmente se ne assume le responsabilità di quello che dice Roberto Ciavatta. A proposito di banca centrale, io vorrei fare una domanda però a Alessandro Cardelli, perché c'è un appuntamento molto importante che avviene sempre in concomitanza, no? Più o meno con la festa dell'amicizia ed è il meeting per l'amicizia tra i popoli che si svolge a Rimini, una manifestazione importante che c'è da tanti anni. Vedo qua tra l'altro in prima fila anche Pasquale Valentini, che diciamo da sempre è vicino a questa manifestazione in maniera particolare, la segue, ne è stato protagonista. Ecco, Alessandro Cardelli, ci sarà un dibattito al meeting di quest'anno. Prima abbiamo sentito le parole di Roberto Ciavatta, che parla di gruppo criminale riferendosi a Banca Centrale, a cui parteciperà il nostro presidente di Banca Centrale, Wafik Grais. Noi purtroppo come giornalisti non abbiamo mai avuto l'onore di poterlo intervistare a San Marino, questo diciamo ce lo chiediamo perché non ci sia la possibilità veramente di interloquire direttamente con il presidente. Lui avrà certamente le sue buone ragioni per sottrarsi, ma noi non le conosciamo. A questo dibattito partecipa anche la Advantage Financial di l'organizza con Conforti. Ebbene, voi fino a poco tempo fa, sia voi sia il Movimento Rete e anche il Movimento Democratico San Marino insieme, avete anche redatto quasi dei dossier, insomma, su queste strane connessioni. Ecco, io le chiedo, Cardelli, cioè, ma lei anche come democristiano, il fatto che ci sia questo dibattito al meeting di Rimini, al quale partecipano dei personaggi che voi avevate ipotizzato complottassero, non so se esagerate diciamo questa affermazione, complottassero fra di loro, addirittura fossero loro a tirare le redini della politica bancaria e economica del paese. Ecco, le crea un po' di disagio come democristiano il fatto che al meeting ci sia questo dibattito? Intanto buonasera, mi hai tolto le parole di bocca. A me non crea disagio, a me crea, ma non credo di essere l'unico, una enorme paura quello che sta avvenendo intorno al sistema bancario e finanziario, e in particolare quello che sta avvenendo intorno a Banca Centrale, quello che sta avvenendo intorno al gruppo Advantage Financial. Noi abbiamo fatto una richiesta di commissione d'inchiesta a marzo, abbiamo ricostruito una serie di rapporti, abbiamo cercato di dimostrare in ogni modo come questa Banca Centrale non stia operando nell'interesse dei sanmarinesi, e penso che questo sia evidente. L'abbiamo dimostrato in ogni modo, abbiamo portato anche una fotografia in consiglio che ritraeva Grais, Savorelli e Conforti, che vorrei ricordare è uno dei grossi debitori del CIS, ad oggi ancora non siamo stati smentiti, e tutte le carte vanno in quella direzione. Anche l'ultima trasformazione del credito d'imposta da credito d'imposta a obbligazioni è stata fatta nei confronti di una banca, e stranamente è quella banca che ha quei contatti lì. Vedere, io mi chiedo con che coraggio queste persone vadano a organizzare un evento di questo genere, perché noi sanmarinesi che accettiamo che una persona esterna, tale Conforti, organizzi un evento dicendo quali saranno le prospettive dei piccoli paesi e dei piccoli stati, assieme al nostro direttore di Banca Centrale, è una cosa gravissima. Noi in questo momento stiamo rischiando la sovranità, credo che, e mi vorrei appellare a tutte le forze politiche che sono a questo tavolo, che io vorrei ricordarlo, al primo turno rappresentiamo più del 70% dei sanmarinesi, qua in ballo non c'è più un interesse singolo, qua in ballo c'è la sovranità del paese. Questo è un governo che si sta facendo comandare da Banca Centrale e da chi c'è dietro. Questo è arrivato il momento di riprendersi in mano il paese, perché il paese non è più in mano dei sanmarinesi. Noi abbiamo usato qualsiasi strumento, siamo andati in piazza, non ci siamo riusciti. Questo governo va avanti, ha deciso di indebitarsi senza confrontarsi con nessuno, e tutto questo complotto, perché io lo vorrei definire tale, ad oggi sta creando solo dei danni al sistema bancario e finanziario. È vero che dei danni sono stati creati, e l'ho riconosciuto in più occasioni nel passato, ma ad oggi quello che sta avvenendo è ancora più grave. Noi dobbiamo fare di tutto per fermarli, e io credo che è arrivato il momento, e l'abbiamo già detto anche come Democrazia Cristiana, di tirare giù questi vertici di Banca Centrale, e credo che l'unico strumento che abbiamo è uno, il referendum.
dobbiamo fare un referendum per dire banca centrale deve essere governata dai sammarinesi, non possiamo avere più una banca centrale in mano a queste persone qua. E noi come forza politica, ma assieme all'opposizione, condivido quello che ha detto Roberto Ciavatta, siamo molto distanti, ma questa battaglia è mesi che la facciamo assieme, dobbiamo condurla per i sammarinesi, perché veramente in ballo c'è la salvezza del sistema e noi siamo estremamente preoccupati, noi come tutti i sammarinesi, e dobbiamo fare di tutto per manifestarlo e useremo qualsiasi strumento. Credo che la festa dell'amicizia è un'occasione importante, la loro assenza si fa sentire, non hanno argomenti, non sono qui presenti perché non si sanno difendere, non sanno come spiegare quello che stanno facendo, dall'emissione dei titoli di Stato al mancato confronto, alla mancanza di commissione d'inchiesta, alla mancanza di trasparenza, al fatto che hanno un presidente di cassa di risparmio che non ha i requisiti perché è indagato ancora lì. Stanno avvenendo troppe cose intorno a questo sistema e noi non possiamo più permettere che questo avvenga. Grazie Alessandro Cardelli. Passiamo da un Alessandro all'altro. Da un Alessandro all'altro, da Alessandro Mancini. Si parlava di cassa di risparmio. Bene, questa sera alle 19.03, ve lo dico con precisione perché io lavoro per la TV di Stato e quindi diciamo, abbiamo, quando una notizia ci arriva a ridosso dell'edizione ci crea diciamo, un attimo di problema, perché naturalmente arriva un comunicato e ci dobbiamo lavorare, lo dobbiamo leggere, lo dobbiamo trattare. È finito in mano a me, insomma, casualmente, questo comunicato di Cassa di Risparmio. Bene, Cassa di Risparmio oggi ha depositato il progetto di bilancio. Il progetto di bilancio elaborato dal nuovo consiglio di amministrazione e questo comunicato stampa diffuso dal CDA non entra nel merito dei numeri di questo bilancio, anche se diciamo, noi come giornalisti e penso anche tutti gli altri siamo curiosi di sapere quali saranno i numeri per poi farci delle opinioni e ragionarci su, e si dice che questo bilancio è stato depositato e sarà il bilancio da cui partirà il rilancio di cassa di risparmio. Io vorrei chiedere un'analisi su questo fatto ad Alessandro Mancini, che fa parte del Partito Socialista, e se non altro Mancini può vantarsi di una cosa rispetto anche ad altri che si trovano su, diciamo, qua a parlare dal tavolo dei relatori. Il Partito Socialista non era in maggioranza quando è stato nominato Wafik Grais e quindi ha sempre tenuto un atteggiamento così abbastanza scettico rispetto al management. A lei la parola, Mancini. Grazie Luca, buonasera a tutti. Innanzitutto in merito al bilancio di Cassa di Risparmio, io, ma come credo anche i colleghi che sono al tavolo questa sera, tutti quanti abbiamo preso a mezzo stampa che è stato depositato il bilancio di Cassa di Risparmio, e l'abbiamo preso tramite un comunicato perché, come è noto, come tutti sapete, per la prima volta è stato rinominato un consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio e per la prima volta in quel CDA non c'è nessun rappresentante delle forze di opposizione, con un aggravante, se così possiamo chiamarla, che non è più la Cassa di Risparmio di qualche anno fa, ma per gli effetti della capitalizzazione dell'intervento dello Stato, oggi la Cassa di Risparmio è per oltre il 90% di proprietà dell'eccellentissima Camera. Badate bene, dell'eccellentissima Camera e non del governo di turno. Oggi le forze di opposizione non sanno che tipo di bilancio è stato predisposto, non sanno se ci saranno delle perdite e di quale entità, non conoscono il progetto industriale di rilancio, devono fidarsi, ma è difficile anche fidarsi, perché quello che è successo nell'ultimo Consiglio Grande Generale, che poi ha portato prima alla coalizione Rete e DIM a non presentarsi per niente, ma poi la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista a uscire a metà Consiglio Grande Generale, che a un certo punto è spuntato un emendamento in sede di assestamento di bilancio, dove nel giro di mezz'ora, un'ora, abbiamo visto pubblicato sul sito questo emendamento che venivano emessi titoli di debito pubblico per 200 milioni, titoli che dovevano servire per andare a ricapitalizzare
cassa di risparmio. Rendetevi conto della posizione, quello più difficile per le forze di opposizione, quando fino al giorno prima avevamo discusso proprio su un decreto che riguardava il sistema bancario e finanziario, le linee di intervento, e nessun riferimento da parte del segretario alle finanze, nessun riferimento da parte dei colleghi di governo che anticipavano l'emissione di questi titoli. Questa è un po' la fotografia di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, attorno al sistema bancario e finanziario e attorno a Cassa di Risparmio. In merito al presidente Vaffik, Partito Socialista, è 10 anni che è forza di opposizione. Quando è arrivata la nomina in Consiglio Grande Generale, la nostra posizione, ovviamente non essendo forza di maggioranza, è stata una posizione di attenzione. Abbiamo cercato di valutare questa figura, avevamo stati anche coinvolti in merito al famoso bando di selezione, bando che comunque qualcosa di, chiamiamolo, non normale attorno a quel bando sicuramente c'è stato. Il Partito Socialista ovviamente si era astenuto. Oggi probabilmente quella astensione, se dovessi tornare indietro, avrebbe sicuramente un voto differente, sicuramente il mio voto sarebbe stato contrario, perché il giudizio dell'operato di Banca Centrale dell'ultimo anno e mezzo, non solamente di questi 6 mesi di questo nuovo governo, ma dal momento che si è insediato questa nuova dirigenza di Banca Centrale, io credo che il giudizio sia estremamente negativo. E non lo dico per polemica politica, ma lo dico con i numeri, i flussi costanti, perdita, fuoriuscita di capitali, per la prima volta i soldi dei sammarinesi che sono usciti dal sistema bancario e finanziario sammarinese e sono andati sui sistemi esteri. Io credo che questi siano dati certificati che nessuno può mettere in discussione e purtroppo dimostrano che l'attuale gestione di Banca Centrale, quantomeno in questa fase, non è assolutamente compatibile con quelle che sono le esigenze del Paese. Bene, grazie Alessandro Mancini, non me ne voglio Federico Pedinemati, vorrei sentire Matteo Rossi, perché Matteo Rossi, con te chiudo Federico al primo giro di domande. Matteo Rossi è un ragazzo molto giovane, è entrato in politica diciamo da non tanto tempo ed è già il presidente del PSD. Intanto gli vorrei chiedere chi gli era fatto fare di mettersi in politica in questo periodo, perché non mi sembra un momento così fantastico per così impegnarsi diciamo nell'agone politico, perché veramente richiede molto impegno, attenzione, responsabilità, e quindi di certo non è una cosa facile. E poi vorrei chiedere a Matteo, diciamo, qual è la sua analisi di questo momento politico che sta attraversando il paese, un momento di grande conflittualità, e sentiamo degli attacchi molto forti anche dall'opposizione alla maggioranza, diciamo, ci sono veramente, siamo in un pericolo, c'è un pericolo di democrazia in questo momento nel paese. Buonasera a tutti. Ma per rispondere alla prima domanda mi verrebbe da citare una famosa frase detta da un democristiano, Andreotti, quando disse: sono di media statura ma lo vedo gigante. No, a parte gli scherzi, non vorrei passare da arrogante, anzi era una battuta. No, sicuramente il mio impegno in politica che è nelle file del PSD da 6 anni, 7 anni, ho avuto più o male un excursus rapido, ho avuto un'esperienza di segreteria di Stato, ma non voglio fare un colloquio di lavoro, certo. Vogliamo parlare di politica, e per cui è venuto il momento all'interno del nostro partito di fare una riflessione su quello che è accaduto, su quello che è stato e su quello che si vorrà fare soprattutto. E dall'interno di questo confronto il congresso si è espresso per una linea nuova, per una linea che vede Nicola Ciavatta segretario e Matteo Rossi presidente, e trovando diciamo la sintesi in un partito unitario volto a proporre argomenti costruttivi e aprirsi al dialogo politico con tutte le forze qui presenti. Per quello mi dispiace che la maggioranza non sia presente qui, come hanno detto poc'anzi i miei sicuramente più esperti di me, i miei colleghi. È un peccato perché comunque non ci si rende conto che i problemi che si stanno affrontando sono problemi sistemici e non problemi di bandiera,
e nemmeno problemi dettati da preferenze o da tatticismi politici. Qui c'è veramente in ballo qualcosa di serio. Gli allarmismi provenuti negli ultimi minuti dalla stampa ci fanno un po' sussultare. Noi come partito abbiamo deciso, qui mi riconduco alla seconda domanda, di prendere parte al dibattito politico nell'ultima seduta consigliare. Chiaramente c'è stato un confronto all'interno, ma sicuramente il senso di responsabilità ci ha fatto trovare una sintesi. Abbiamo detto andiamo, presentiamoci e presentiamo i nostri emendamenti. Per quello che si può, per quello che si può fare, cerchiamo di osteggiare questa maggioranza che, come abbiamo detto tutti, non è molto propensa al confronto. Ecco, forse questo è il cambio di metodo che hanno. Ecco Rossi, però diciamo, la vostra posizione è stata un po' differenziata rispetto a quella di Democrazia in Movimento, che unisce Rete e Movimento Democratico e sì. Partito Socialista, perché comunque voi siete restati in aula nell'ultima, durante l'ultima sessione consigliare, salvo Iro Belluzzi che ha fatto una scelta sua personale, ma al di fuori diciamo, della linea dettata dal partito. Ecco, voi comunque fate una posizione un po' diversa, siete un po' più moderati, sembra. Beh, no, sicuramente, come dicevo prima, il senso di responsabilità prevalso, non vogliamo nasconderci dietro un dito. Fino all'altro ieri la segreteria alle finanze era diciamo una segreteria del PSD, è qui presente Giancarlo Capicchioni, quindi diciamo che anzi brillantemente si è battuto in aula proponendo argomenti validi a quello che stava succedendo in aula. Anche noi come forza politica abbiamo appreso poco prima dell'inizio del dibattito di questo emendamento che ci ha esposti a questo indebitamento, per cui la nostra scelta è stata dettata dalla responsabilità e dalla volontà di osteggiare una politica disfattista per il paese. La scelta del consigliere Belluzzi deriva da una sua decisione personale, da una battaglia e da posizioni che lui aveva preso già a suo tempo all'inizio di questa legislatura e non si è sentito di partecipare al dibattito consigliare. Noi come partito non possiamo che prendere atto di questa sua decisione, ma sicuramente da un confronto interno all'interno del partito, scusate la ripetizione, si troverà la sintesi per capire una linea politica più in linea con i sentimenti di tutti, seppure la nostra rappresentanza consigliare al momento si vede solo tre consiglieri per via comunque di una legge elettorale, di un sistema che purtroppo non è rappresentativo e non è rappresentativo della democrazia, come è stato detto prima. Il 70% del paese è da un'altra sponda, il 30% ci governa con i metodi e le linee che stiamo vivendo tutti, per cui il PSD vuole fare politica, vuole aprire il confronto con le forze politiche critici verso la maggioranza che governa questo paese, ma anche critici verso chi preferisce andare in piazza per esprimere sulla piazza le proprie posizioni. Bene, grazie Matteo Rossi, e siamo a Federico Pedini Amati. Federico Pedini Amati che comunque ha un'esperienza comunque ormai già anche abbastanza lunga in politica, anche se così è giovane, poco più che maggiorenne, giusto Federico? Ecco, io ho sentito delle espressioni che comunque era molto tempo che non ascoltavo, seguendo anche il dibattito politico a San Marino. Ne ho fatto cenno anche interpellando Matteo Rossi. Tu Federico nei viste, no? Negli anni, perché hai ricoperto anche cariche importanti, sei stato anche capitano reggente, sei stato in maggioranza, sei stato in minoranza. Veramente in questo momento secondo te, ecco, c'è un pericolo, c'è un deficit di democrazia? Ecco, tu ne hai viste tante, diciamo veramente in questo momento siamo in una fase, diciamo così, c'è questo rischio di democrazia. Allora guarda, sarò molto diretto come è mio solito fare, sì, purtroppo sì, c'è un deficit di democrazia, ma non lo diciamo noi perché siamo all'opposizione, quindi automaticamente chi è all'opposizione deve contrastare l'altra parte che in un dato momento, anche per delle norme di legge, governa questo paese. C'è un deficit di democrazia semplicemente perché lo si vede in quello che mettono in campo, cioè delle continue forzature con la mancanza costante di confronto su qualsiasi cosa. Ma questo lo possiamo vedere nel
forze di governo, cioè il governo che governa questo paese, nella maggioranza che stasera non è qui rappresentata, a confrontarsi. Che cos'è stasera? Un confronto, no? Tra forze politiche, in Banca Centrale, che sta prendendo delle decisioni che vanno a colpire, tra virgolette, tutto un paese in maniera autonoma. Badate bene che nel programma di Adesso SM, per dirne solo una, no? A proposito di deficit di democrazia, c'è una è proprio scritto nero su bianco che ci sarebbe dovuto essere dato un membro del CCR, che è quell'organismo composto tra segretari di Stato, tra governo e Banca Centrale, all'opposizione. Quindi un membro del CCR sarebbe dovuto essere nominato, per esempio, dall'opposizione. Ma questo è nel programma, i reggenti però avrebbero dovuto modificare la norma. Mentre il membro del CCR, da quando aveva attuazione, diciamo, quindi dalla prima riunione del CCR, si sarebbe potuto nominare, come mille altre cose. Il membro nelle CDA di Cassa di Risparmio, che lo abbiamo già detto tutti, non è del governo, non è della maggioranza, ma è di tutta la Repubblica di San Marino. Quindi c'è un deficit di democrazia, proprio perché ne ho viste di tutti i colori e ho faccio politica da 11 anni. Devo dire che sono abbastanza stanco, perché vedere un declino costante dell'ambito parlamentare del mio paese mi porta davvero, probabilmente anche per mia colpa, io mi assumo la mia parte di responsabilità nel caso, mi porta a così aver assunto una discreta motivazione, una minore motivazione nell'affrontare invece impegni che sarebbero da affrontare con la giusta motivazione. Quindi francamente ne ho viste di tutti i colori, ma ho visto soprattutto in questi anni, seppur ho combattuto in prima persona, frontalmente, personaggi che erano anche personaggi di un certo tipo politicamente parlando, potrei dire Gabriele Gatti, siamo qui alla serata dell'ADC, potrei dire Fiorenzo Stolfi, potrei dire Paride Andreoli che è qui tra il pubblico, potrei dire tante persone, combattuto si intende in maniera normale, insomma, no? Come si fa nell'ambito della politica, anche in maniera vigorosa. Però devo dire onestamente, anche dall'altra parte, che ho visto un decadimento della composizione, tra virgolette, del Consiglio Grande e Generale negli anni. Non mi riferisco solo all'ultimo Consiglio Grande e Generale, potrei parlare molto della composizione dell'ultimo Consiglio, e mi dispiace, questo lo voglio dire, che moltissimi dei ragazzi nuovi della politica, apro e chiudo una parentesi, anche io quando sono entrato in consiglio ero inesperto e guardavo chi era più esperto di me, ma questa è una situazione straordinaria. I ragazzi che si rendono complici nel prendere certe decisioni non si possono permettere di, come dire, votare determinate cose senza avere la consapevolezza di quello che stanno votando o che stanno facendo, perché stanno distruggendo prima di tutto il loro futuro e poi quello dei loro figli. E questo io direi che dovrebbe essere un motivo per fermarsi e ragionare bene su quello che stanno facendo. Badate bene, io non ho da insegnare niente a nessuno, probabilmente questa per me è l'ultima legislatura, lo dico qui stasera, uno scoop, ma per i motivi che ho detto fino adesso non penso di ricandidarmi alle prossime elezioni, quindi sarà l'ultima mia impegno in Consiglio Grande Generale. Però ho visto un decadimento negli anni costante, chiaramente sarò al fianco del Movimento Democratico in questi prossimi anni, in consiglio arriverò fino alla fine del mio mandato, però non è veramente avvilente vedere come certi ragazzi giovani si fidino a spada tratta, senza neanche rendersi conto di quello che stanno votando, di quello che gli dice qualcun altro. E all'apice di, come dire, al vertice di questo governo, io penso che anche il governo stesso esegua compiti che gli vengono demandati da altri. Quindi siamo al limite della democrazia, siamo al limite davvero della democrazia, lo si è notato, poi chiudo, anche rispetto a una manifestazione di piazza dopo soli 6 mesi di governo di circa 1000 persone, se non erano 1000 erano 900, se non erano 900 erano 800, ma è comunque un segnale importante e forte
che ha dato un paese intero, che come dire, che ha voluto dire a questo governo, un paese, un gran parte del paese, dicendo: signori, fermatevi, ragionate, confrontatevi, perché così non potete andare avanti. Bene, bene, grazie, grazie Pedino Amati. Ecco, diversi passaggi questa sera si è detto che governa diciamo una coalizione che rappresenta, io adesso non ho il calcolo preciso, mi fido di quello che hanno detto gli altri, praticamente il 30%, mentre il 70% è rappresentato dall'opposizione. Questo in base al primo turno, diciamo, delle votazioni delle ultime elezioni politiche. Ecco, proprio quello che è successo alle ultime elezioni politiche, e cioè praticamente i partiti di opposizione, poi Pedino Amati lo sa bene, lei è stato il partito, il tuo è stato il partito che ha perso di più in percentuale, perché voi avreste avuto 3 consiglieri, siete rimasti con 1. Comunque l'opposizione praticamente ha perso 15 consiglieri rispetto a quelli virtuali che aveva al primo turno. La Democrazia Cristiana, con il segretario Venturini ed altri autorevoli esponenti, sta ragionando, o ancora non l'ha proposto, un referendum, però diciamo ha fatto capire che sta ragionando sull'ipotesi di un referendum, credo per modificare la legge elettorale. Così lo fermiamo. Beh, allora, innanzitutto negli interventi che mi hanno preceduto sicuramente alcuni hanno toccato o sfiorato anche un po' il titolo del tema della serata, no? L'inconsistenza della nuova politica. Per dare una risposta anche a quel titolo, un significato vero anche a quel titolo, bisogna fare un ragionamento alla fonte, cioè un ragionamento precedente o un ragionamento propedeutico poi a tutta una serie di situazioni che devono essere messe in atto. Se parliamo di inconsistenza politica o, come ha definito anche prima Federico, insomma, un abbassamento di livello, una degressione di livello, una depressione di livello impressionante all'interno delle istituzioni, noi dobbiamo chiederci perché. Su questo un partito come la Democrazia Cristiana, il partito di maggioranza relativa, credo che debba aprire un ragionamento decisamente molto serio e molto ampio. Lo dobbiamo fare partendo da sicuramente un confronto con gli amici dell'opposizione, con la quale o con i quali dobbiamo sicuramente condividere un percorso di legislatura nella quale ci deve vedere impegnati a difendere e a sostenere quelle che sono le nostre opinioni nei confronti di persone che fanno parte di quella inconsistenza politica, lo dico senza nessuna presunzione, ma è così, che hanno un preciso obiettivo e lo stanno portando avanti senza alcun tipo di confronto. Noi invece, aprendo un ragionamento molto serio da un punto di vista di riforme istituzionali, vogliamo mettere attorno al tavolo davvero tutti. E se parliamo di inconsistenza politica, non possiamo incominciare a pensare o a ragionare su una nuova legge elettorale. Questo è un dato di fatto. Che poi lo si faccia attraverso un percorso referendario inizialmente, perché chiediamo a tutti i cittadini: vogliamo davvero avere una legge elettorale che sia coerente, compatibile e attuale a quelle che sono le esigenze del paese, oppure vogliamo continuare a giocare tutti con delle regole del gioco sicuramente sballate? Perché guardiamo bene, la legge elettorale attuale è costruita da circa un decennio, perché credo che abbia questo come periodo di vita, è costruita su due poli, cioè alle elezioni, alla tornata elettorale generale, si devono presentare due coalizioni. Nel momento in cui invece già si poteva avvertire la sensazione, il fatto che comunque non sarebbero stati due i poli ma sarebbero stati di più, ecco che abbiamo incominciato a vedere i difetti totali della legge attuale. Se poi nel mezzo ci mettiamo anche tutto il percorso referendario che qualcuno in questo paese si è messo in testa di portare avanti pensando di fargli un favore, vedi per esempio il referendum sulla preferenza unica, poi diventato legge, applicandolo ad una legge elettorale già ricca, ricchissima di difetti, ecco che si è generato un mostro. Cioè noi rappresentiamo il 70% e oltre
del paese, a governare invece lo rappresenta il 25-30%. E come dire, a Teodoro Lonfernini, a Roberto Ciavatta e a altri, che magari possiamo essere arrivati tra i quarti e i quinti in assoluto all'interno della composizione del Consiglio Generale, perché la gente ha voluto quelle persone, non governano quelle persone, governano i quintultimi. Ha senso secondo voi in un paese normale tutto questo? Ha senso che le regole del gioco attraverso le quali poi ci giochiamo non solo la nostra credibilità politica, ma ci giochiamo le sorti vere del paese possa andare avanti? Noi riteniamo di no. Ecco perché si può partire da un referendum o si può partire da un ragionamento estremamente serio, condiviso con l'opposizione, e poi perché no, qualora questi signori della maggioranza si metteranno in testa di avere un vero confronto e una vera condivisione, magari partire anche da percorsi di carattere istituzionale, quali le commissioni o quali il Consiglio Grande Generale. Da qualche parte in ogni caso bisogna partire, altrimenti il paese sotto il profilo istituzionale rischia di soffocare e poi non avremo più un problema di carattere economico, perché l'economia poi ha bisogno anche di svilupparsi attraverso regole certe e regole chiare dal punto di vista istituzionale. Grazie, grazie a Lonfernini. Solo così un inciso di Pedini Amati, visto che è stato l'ultimo a parlare, te lo lasciamo fare questo al volo, solo perché hai detto che siamo stati quelli più penalizzati, perché è vero. In percentuale ho detto. Sì, percentualmente siamo stati più penalizzati. Allora, la legge richiede che ci sia uno sbarramento minimo al 3,5%, automaticamente quando si richiede uno sbarramento si deve dare per assodato che quello sbarramento è la rappresentanza, tra virgolette, consigliare. Lo sbarramento era pari a 750 voti, tra virgolette, più o meno, vado a mente. Noi abbiamo preso 842 voti come Movimento Democratico, portando da tre consiglieri, che erano quelli che avevamo fatto al primo turno, a uno. Di quanto andiamo a calare lo sbarramento raggiunto? Chiaramente hanno calato i due terzi dei voti che abbiamo preso. Certo. Questo è stato il motivo per cui abbiamo fatto un esposto alla magistratura per dire che almeno non si può togliere lo sbarramento che la legge mi chiede di dover raggiungere. Grazie, grazie per dire. Questo è un tecnicismo particolare della legge elettorale. Tante volte poi queste cose si scoprono applicando le leggi elettorali. C'è un casus belli in Italia, quando è stata applicata la riforma poi proposta attraverso il referendum anche da Mario Segni, si voleva portare il paese verso un sistema bipolare, poi successe alla fine che si andò a votare e anziché esserci 8-9 partiti se ne presentarono 20 oppure 30 all'interno del Parlamento, in realtà si parcellizzò la presenza politica. Ma vorrei chiedere a Roberto Ciavatta, ecco, voi vorrei fare due domande, adesso ne faccio una, magari poi faccio anche l'altra. Voi come Democrazia in Movimento avete, ancora prima di cominciare il dibattito in Consiglio, voi avete detto noi non partecipiamo all'ultima seduta consigliare perché non c'è confronto, riteniamo inutile il confronto quindi in aula, e poi non c'era la necessità di convocare una seduta in agosto perché non c'erano motivi di eccezionalità a vostro avviso. Ecco, voi, diciamo, come rete cosa intendete fare adesso? Perché comunque a settembre si riprende, ecco, qualora ci siano altri attriti, perché comunque ci saranno altri argomenti altrettanto pesanti, altrettanto importanti, credo, come quelli che sono stati da poco esaminati in Consiglio, voi cosa farete come rete? Sceglierete la strategia dell'Aventino ancora, quindi stare fuori dal Consiglio, oppure deciderete di stare in Consiglio? E comunque sulla riforma siete d'accordo a fare un ragionamento anche con la Democrazia Cristiana su una riforma della legge elettorale? Dunque, una bella domanda, no? Parto da quest'ultima parte. E allora, sulla legge elettorale, non c'è dubbio che noi siamo disponibili a ragionare su una modifica della legge elettorale. Lo siamo talmente tanto che avevamo depositato un pacchetto di leggi, 7 leggi nel 2015. È vero, siamo disponibili a ragionare con la Democrazia Cristiana, non nascondiamo però una critica: quella legge è stata fatta in una fase in cui la Democrazia Cristiana non era al governo, però non è mai stata cambiata dalla Democrazia Cristiana negli anni successivi quando il governo c'è stata. Noi abbiamo fatto delle proposte specifiche nel 2015
proprio per evitare il ballottaggio, perché era evidente a tutti che si sarebbe andati nella direzione di questo stravolgimento del risultato delle elezioni. Oggi a me sembra anche un po' un piagnisteo, no? Essere qua a dire no, perché eravamo il 30, eravamo il 40, gli altri sono di meno. La legge era questa, si doveva ragionare prima di modificare una legge che evidentemente non avrebbe funzionato. Noi, ripeto, nel 2015, e ci sono gli atti formali, avevamo depositato un pacchetto di leggi, prossimamente, nei prossimi giorni, depositeremo un'ulteriore riforma della legge elettorale proprio in direzione di una modifica sostanziale di quello che è l'elemento che anche la Corte Costituzionale italiana ha bocciato, cioè il ballottaggio in elezioni politiche. La Corte Costituzionale italiana ha stabilito per la Repubblica italiana. Bocciato l'Italia perché ci sono due camere. Perché non ha bocciato tanto il ballottaggio, però ci sono due elementi. Uno è quello del premio di maggioranza, che deve essere proporzionale ai voti ricevuti, cosa che da noi invece non si presenta, perché su 20 consiglieri fatti ne sono arrivati 15 di premio di maggioranza, cioè questa è un'anomalia, credo, a livello mondiale. L'altro è invece la questione del ballottaggio, certo, perché ci sono due camere, ma insomma è un'anomalia abbastanza unica, insomma non ci sono sistemi elettorali per le politiche che prevedano un ballottaggio, quindi che prevedano che una minoranza possa governare un paese. Quindi assolutamente d'accordo. Sulla questione della nostra mancata partecipazione al Consiglio di agosto, intanto rispondo a quello che resta del PSD, no? Allora, che ha ripetuto più volte che loro sono andati in aula per una questione di responsabilità, come a dire noi siamo stati irresponsabili a non andare in aula. Ecco, allora gli vorrei ricordare. Aspetta un attimo, che perché è passato l'Harley Davidson, mi sa che non si è sentito niente. Vabbè, credo che si sia sentito, ecco. Si è sentito, lo ripeto, non ho problemi. Allora, la responsabilità la si può avere contro, cioè, come dire, nei confronti di una coalizione politica della quale magari non si condivide nulla, ma che ha un rispetto istituzionale. Non credo che possiamo essere tacciati nella scorsa legislatura di avere avuto una posizione, come posso dire, vicina alle posizioni governative, non credo, no? Però un rispetto istituzionale c'è sempre stato. C'è sempre stato. Siamo usciti una volta dal Consiglio per un provvedimento durante una finanziaria presentato dallo scorso governo, che poi lo stesso governo nell'arco di pochi mesi ha dovuto ritirare. Allora, qua siamo arrivati a un punto di non ritorno, e qui non concordo con quello che dicevi prima, Luca. Tu hai detto, ma nei prossimi mesi ci saranno altri motivi di scontro come questi. Certo che ci saranno i motivi di scontro, è la democrazia, che è lì, non c'è dubbio. Però non stiamo parlando di un problema fra i tanti. Stiamo parlando della tenuta del sistema economico finanziario sammarinese, quindi dello Stato sammarinese. Stiamo parlando della tenuta della sovranità del paese, oppure, se vogliamo vedere in un altro modo, della svendita della sovranità sammarinese a qualche potentato estero. Questo è l'elemento. Allora, di fronte a otto mesi in cui abbiamo portato tutte le proposte possibili, abbiamo presentato denunce in tribunale, abbiamo fatto ordini del giorno, proposte di legge, manifestazioni di piazza, abbiamo fatto di tutto, ci siamo seduti al tavolo sempre con il governo per discutere sul da farsi, e non hanno mai tenuto in considerazione nulla di quello che è stato detto. Ci chiedono di andare ad agosto a ragionare su elementi che noi sapevamo già quali fossero, quelli dello stravolgimento di tutto quello che era stato fatto fino a questo momento, confidando che la cittadinanza era in ferie, per cui non avrebbe subito il colpo. E beh, allora questa non è più responsabilità, questa è una presa per i fondelli. Io non ci sto a essere preso per i fondelli da gente che da una parte non ha una legittimazione democratica, non ce l'ha. Chi è in consiglio con 20 voti, o i segretari di Stato che fanno i segretari, parlavamo adesso, che fanno i segretari di Stato, ma se non avessero ottenuto il premio di maggioranza non sarebbero neanche il Consiglio. Allora, qui siamo di fronte a un'anomalia. Loro avrebbero avuto la possibilità, l'unica possibilità in una situazione di crisi come questa, per portare fuori il paese dalle secche, cioè quello di mettere insieme tutti. Proprio per il fatto che erano minoranza nel paese e avevano il dovere di governarlo per via di una legge sbagliata. Avevano la possibilità di mettere tutti attorno a un tavolo e cercare di trovare una soluzione. Sapete perché non l'hanno fatto? Per lo stesso motivo per cui non sono qui oggi. I membri della maggioranza, e mi assumo sempre la mia responsabilità,
non sanno quello che stanno facendo, non lo sanno, non sanno quello che votano, non lo sanno, non lo sanno. I membri di maggioranza sono lì a votare quello che gli viene detto di votare, e ovviamente c'è chi sa dove sta portando il paese, ma non lo sta certo portando in una direzione che sia, come dire, positiva per tutti noi, lo sta portando da tutt'altra direzione. Grazie, grazie Ciavatta. Io ora vorrei chiedere invece a Cardelli una cosa. Cioè, dalla maggioranza, Alessandro, dicono vabbè, criticate, 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 però voi, cioè, qual è la vostra soluzione? Cioè, qua abbiamo un sistema bancario che è comunque evidentemente in difficoltà, poi diciamo che nell'ultimo periodo, secondo qualcuno, è stato gestito particolarmente male, altri dicono bene, naturalmente ci sono le parti politiche, il gioco delle parti, però diciamo che la salute del nostro sistema bancario fosse un po' precaria non è una cosa, diciamo, recente, no? Perché comunque è un problema strutturale che ormai abbiamo da tempo, si è tentato di affrontarlo con degli interventi, però diciamo il malato non siamo mai riusciti a curarlo, l'abbiamo tenuto in vita, però diciamo non si è mai ristabilito. Ecco, allora, sappiamo cosa ha fatto adesso recentemente, no? La maggioranza cosa fa? Ha bisogno di soldi per ricapitalizzare le banche, emette titoli di debito pubblico per circa 200 milioni di euro. Io ho sentito tra l'altro da autorevoli esponenti di maggioranza che questa cifra potrebbe non bastare, non viene escluso neanche il ricorso al debito estero, non viene assolutamente escluso. Io poi anche su questo ciascuno ha le sue idee, ma comunque ve le risparmio le mie. Ecco, quali sono invece, diciamo, le vostre ricette per affrontare il problema che comunque c'è di fatto, no? Loro stanno facendo così, voi come fareste? Allora, velocissimo sulla legge elettorale, poi rispondo alla domanda. Allora, c'è stata sollevata una critica sul fatto che la legge elettorale non è stata votata da noi e noi nella scorsa legislatura non l'abbiamo modificata, è vero. Noi nella scorsa legislatura purtroppo abbiamo dovuto affrontare delle difficoltà tali per cui il Paese aveva bisogno di emergenza, abbiamo dato delle risposte. Vorrei dare solo un dato: la disoccupazione, a un certo punto siamo arrivati a 1700 disoccupati, con una serie di interventi che abbiamo fatto siamo riusciti a portare la disoccupazione a mille unità. La disoccupazione abbia ridotto, sono state tante altre le emergenze, credo che sia stato comunque un errore, forse non l'avevamo tenuto in considerazione, ma oggi valutare una nuova riforma elettorale è importante. Ad esempio noi come Democrazia Cristiana perdiamo 6 consiglieri, perdiamo molta, molta voce in consiglio, e sicuramente quindi un ragionamento va fatto. Sulle banche, allora, sulle banche è giustissimo, noi le proposte le abbiamo fatte dal primo giorno in cui siamo arrivati in aula. Abbiamo detto sul sistema bancario e finanziario non ci nascondiamo dietro un dito, i problemi ci sono, vanno affrontati, è vero che le banche devono essere ricapitalizzate, ma la prima cosa che serve in questo momento è il dialogo. È possibile che Banca Centrale non abbia mai incontrato l'associazione bancaria sammarinese? È possibile che Banca Centrale non abbia mai incontrato le parti sociali? È possibile che Banca Centrale non abbia mai incontrato i partiti? Perché è questa la base. Per quale ragione, se si vuole far ripartire un sistema, non lo si fa in maniera trasversale? Io l'ho detto in consiglio in tante riprese, siamo in un momento di emergenza, e le emergenze, dato che siamo un paese piccolo di 30.000 persone e siamo sempre stati capaci di uscire dalle emergenze, si affrontano come popolo, non divisi. E come popolo vanno trovate le soluzioni, e noi le abbiamo proposte. Allora, innanzitutto la gestione attuale sul sistema bancario e finanziario non la condividiamo, su asset, a prescindere dalle motivazioni del commissariamento, sono stati commessi degli errori enormi e i correntisti oggi ancora ne pagano, i soldi bloccati, gente che vedranno i loro risparmi convertiti in obbligazioni per i prossimi 3 anni, persone che hanno paura e portano via la liquidità fuori dal sistema sammarinese, ogni giorno c'è un'emorragia continua verso l'Italia perché i sammarinesi hanno paura del nostro sistema, questo non è mai avvenuto. Quindi la prima cosa che bisogna fare oggi è allentare la tensione sul sistema bancario. Io prima avevo lanciato un'idea personale di referendum contro i vertici Banca Centrale, ma come un'idea di confronto con le altre forze politiche, ma possono essere tanti altri gli strumenti per abbassare la tensione. Poi c'è da fare un ragionamento sulla situazione crediti non performanti. Noi su questo abbiamo detto
e abbiamo fatto una proposta di creare un veicolo di sistema, di svalutare gradualmente i crediti cercando di evitare un impatto nell'immediato sul sistema e poi gradualmente di poter trovare una soluzione. Abbiamo detto ad esempio, iniziamo a ragionare con la proposta di ABS. ABS ha fatto a febbraio un incontro, tra l'altro molto interessante, dove non ha preso parte nessuno del governo e nessuno della maggioranza. Vi sembra normale che la prima associazione di categoria bancaria organizza l'incontro e il governo non va? Sono queste le basi del confronto? Assolutamente no. Poi noi abbiamo fatto una serie di proposte, abbiamo detto il sistema bancario deve essere riconvertito, deve cercare di portare nuovi capitali, perché il problema vero qua è che abbiamo un'economia che sta morendo. Per quanto qualche segnale sta arrivando, il paese deve essere trasformato, dobbiamo dare nuova economia, dobbiamo dare risposte. Noi ad esempio abbiamo fatto una proposta di legge sviluppo, avevamo messo all'interno della legge sviluppo una serie di interventi anche sul sistema bancario, le residenze a chi porta i soldi in territorio. Il governo l'ha fatto, ma l'ha fatto in una maniera che è totalmente inefficace. Innanzitutto il Congresso di Stato che decide chi prende la residenza e chi no, vi sembra normale questo? Ci si è lamentati dei problemi che la discrezionalità politica ha creato nel conto Mastini e oggi è il governo che darà le residenze, non sarà più la politica a livello trasversale a valutarlo, è il singolo segretario di Stato che lo dà. Poi questi soldi dovranno essere depositati su un conto corrente vincolato dell'eccellentissima Camera e le banche non avranno entrate. Mentre poteva essere uno strumento estremamente importante questo per il sistema bancario e finanziario, abbiamo proposto di fare una serie di interventi, ad esempio per portare nicchie di mercato. Lonfernini ad esempio in più occasioni ha parlato della possibilità dei conti correnti online, ma sono tante. Ma qui ad oggi ci rendiamo conto che stiamo smantellando il sistema bancario, ma nessuno dal governo sta portando le proposte, perché quello che sentiamo dire è Cassa di Risparmio diventerà banca di sistema, banca pivot, e poi si fanno gli assorbimenti sulle spalle dei sammarinesi, perché anche l'ultima operazione che ha fatto il governo, noi siamo usciti dall'aula non perché siamo irresponsabili, noi siamo rimasti in aula fino all'ultimo. Sul decreto 87 abbiamo portato una serie di emendamenti, tanti, ma su tutto c'è sempre stato detto di no. Sul bilancio avevamo preparato 50 emendamenti per migliorarlo, io penso a Stefano Canti, il nostro consigliere, ne aveva preparati 30, aveva passato 3 giorni di lavoro su questo, perché le proposte le abbiamo sempre portate, ma se nessuno è disponibile ad ascoltarci non è possibile confrontarsi, e l'opposizione in questo va valorizzata. E credo che sia estremamente importante, ma la conduzione di questo governo e di questa maggioranza che è succube ed è complice in tutto questo, non sta aiutando il sistema bancario e finanziario. E ripeto, la paura sta aumentando, i sammarinesi hanno paura, portano i soldi fuori, e anche su questo hanno proposto di fare uno scudo fiscale quando i soldi sono già usciti. Ma che senso ha tutto questo? Hanno dato carta bianca nell'ultimo congresso, nell'ultimo consiglio, io non so se voi lo sapete. Nell'ultimo consiglio è passato sotto traccia una cosa gravissima, è stato dato un mandato con l'articolo 4 del decreto 87 a Banca Centrale di potersi indebitare senza nessun tipo di limite e lo Stato dovrà essere lì a garantire. Vuol dire che Banca Centrale domani, se si va a indebitare per 500 milioni, noi dobbiamo essere lì a firmare una cambiale, e questi soldi chi li va a pagare un domani? Questi soldi vuol dire interessi da pagare e vuol dire probabilmente nuove tasse, ed non è assolutamente questa la soluzione. La soluzione c'è, ma va trovata diversamente, confrontandosi e cercando di trovare la soluzione meno indolore possibile per il sistema. Grazie Cardelli. Con Alessandro Mancini. Com'è? È Roberto. Ecco, faceva riferimento adesso Alessandro Cardelli al discorso delle residenze elettive. Ho anche, diciamo, nell'ultimo assestamento di bilancio è stata introdotta anche la possibilità per stranieri non residenti di acquistare degli immobili, ed è stata introdotta anche, Mancini, una sanatoria. Ecco, su queste misure però il Partito Socialista mi sembra che abbia un giudizio interlocutorio non totalmente negativo, o mi sbaglio? No, non si sbaglia, perché queste proposte sono anni che il Partito Socialista le fa, le ha fatte in sede di bilancio, le ha fatte in sede di commissione, in particolare il discorso delle residenze, così come l'intestazione degli immobili ai non residenti, tutte proposte che però erano sempre cadute nel vuoto e non avevano mai trovato soluzione per via di veti politici, in particolare di una forza politica che ieri come oggi è ancora forza di maggioranza, e mi riferisco all'Alleanza Popolare.
e io nel mio intervento in Consiglio Grande Generale ho dovuto prendere atto con soddisfazione che finalmente le proposte del Partito Socialista sono state prese in esame e sono state portate nel Paese, però con rammarico che sono passati troppi anni che, se fatte nel momento giusto, potevano aver dato un rilancio all'economia, potevano aver dato delle risposte, soprattutto legate al sistema bancario e finanziario, la questione degli immobili, poter intestare immobili a non residenti con le dovute precauzioni, con i dovuti paletti, potevano in qualche modo avere alleggerito quelle che sono gli NPL di carattere immobiliare in pancia alle banche. Oggi l'intervento viene fatto, ma viene fatto perché si è con l'acqua alla gola, e questo dispiace alla mia forza politica, perché in tempi non sospetti, in tempi quando veramente queste proposte potevano incidere sull'economia del paese, non sono mai state prese in esame. Oggi vedranno la luce, però non sappiamo con quali effetti, certamente con effetti molto minori rispetto a quelli che potevano essere un tempo fa. Quindi la nostra posizione su queste proposte, anche in Consiglio, è stata ovviamente di attenzione, però abbiamo rimarcato il fatto che ancora una volta si fanno i provvedimenti quando proprio si è arrivati con la testa proprio a fior d'acqua, e credo che sia un metodo questo che debba essere abbandonato. Mi immagino che sull'onda di queste scelte nei prossimi mesi avremo anche altre novità. Mi viene da pensare che anche il tema dei giochi, il tema dell'intrattenimento, sempre è stato oggetto di grande discussione e di grande divieto, soprattutto di qualche forza politica. Io sono convinto che nei prossimi mesi anche questi temi torneranno in Consiglio Grande Generale, forse con una visione diversa. Però ripeto, troppo tardi, probabilmente con degli effetti molto minori rispetto a quelli che invece potevano essere in tempi prima. Grazie Alessandro. Matteo Rossi, il tuo turno. Dunque Matteo, ecco, diciamo, tu sei un ragazzo, cioè sei il più giovane qua al tavolo dei relatori. Scusa Alessandro, tu però hai già fatto una legislatura, mi sembra. È la seconda legislatura, quindi diciamo che politicamente. No, politicamente. Come esperienza politica, diciamo, tu sei un enfant prodige, lo è anche Matteo, però Matteo ancora non è in consiglio, chissà, magari per poco. Ci saresti stato, se sei stato un consigliere virtuale, diciamo, virtualmente lo sei stato un consigliere, se la vostra coalizione vinceva le elezioni. Ecco, voi però proprio al vostro ultimo congresso, come dire, avete un po' azzerato il discorso coalizione, se io ho ben capito, e quindi, cioè, il vostro rapporto così è di equidistanza con tutti i partiti, o comunque al di là del fatto che San Marino prima di tutto è un'esperienza che voi avete messo in archivio, mi sembra di aver capito, o comunque c'è un'equidistanza, oppure con, diciamo, i partiti di quella coalizione rimane un rapporto più privilegiato rispetto, no? Magari anche i vostri ex PSD che sono in maggioranza, cioè dietro le quinte si dice un attimo che potrebbe anche riaprire così un dialogo tra i vostri, cerchiamo di capire queste cose, perché le persone se lo chiedono. In merito alla coalizione che si è presentata alle elezioni, c'è stato un dibattito all'interno della direzione del PSD. Già da gennaio si era deciso per riprendere un'autonomia come partito, seppur con i resti del PSD, dopo che, diciamo, i fuoriusciti per fuga per la vittoria hanno preso e sono andate su altre sponde. Per cui la decisione di ripartire da noi, che poi è stato anche lo slogan del congresso, è stata partorita insieme al direttivo del PSD già da gennaio. Questo non preclude il dialogo e l'apertura. Noi qui siamo tutti unanimi a criticare il come questa maggioranza stia conducendo i rapporti con la politica, con la società civile e con le associazioni di categoria, e noi come PSD non ci precludiamo al dialogo che va da destra a sinistra a 360 gradi, però ribadendo comunque la nostra autonomia politica e la nostra autonomia decisionale. Noi ci vogliamo sedere al tavolo con i partiti già dal prossimo autunno,
il segretario ha già mandato inviti a quello che so a tutte le forze politiche per aprire un confronto sui temi, portando chiaramente come PSD il nostro apporto costruttivo, già a partire, come dicevo prima, da questo caldo autunno politico che vivremo. Chiaramente le tematiche, stasera abbiamo parlato di banche, abbiamo parlato di come questo governo ci ha messo le mani in tasca e ci ha preso soldi a tutti, impoverendoci a tutti, probabilmente costringendo nei modi dei quali abbiamo parlato noi, io, Alessandro, ma tutti voi, i giovani e i meno giovani, volevo dire, ad un futuro di più fatica. Per fare un esempio in casa, le rate dell'asilo aumenteranno probabilmente, quindi anche la difficoltà stessa nelle famiglie si manifesterà concretamente. Noi vogliamo portare anche un apporto costruttivo, qui parliamo solo di banche e di Stato che si prende i soldi, ma parliamo anche di sviluppo, parliamo di come riusciamo ad attrarre investimenti. A me sembra che questa discrezionalità del congresso di Stato sia una cosa che, a parte che in campagna elettorale adesso punto SM si è fatta paladina, no? del cambio di passo, del cambio di metodo, della trasparenza e tutto, mi risulta che dall'inizio della legislatura il congresso di Stato abbia rilasciato penso 50 residenze a investitori, una cinquantina di residenze da quello che mi risulta. Come facciamo a rilanciare questo paese se non riusciamo ad attrarre coloro i quali hanno ancora voglia di venire a investire a San Marino perché vedono in San Marino delle prospettive date dallo status di San Marino come stato sovrano, dato dai benefit fiscali e dato da un sistema che riesce ad essere, diciamo, competitivo ed essere favorevole per un imprenditore o per chi comunque investe. Questa discrezionalità sta facendo delle lesioni grandissime a quello che è un progetto di sviluppo per il paese, e noi su queste tematiche ci vogliamo battere, vogliamo continuare a batterci sulle tematiche che già dalla passata legislatura, assieme alla DC, assieme alle componenti, diciamo, che facevano parte di quel governo, e su questo c'è da aprire una parentesi, diciamo, sul frenamano che AP probabilmente attirava già da 2 anni, no? In merito a determinate tematiche, il collocamento e la nostra collocazione europea, come è stato, non se ne parla, una riforma per lo sviluppo che parli anche comunque di ISDC, perché no? E una seria e concreta riforma per quel che riguarda le attrazioni turistiche, che non vedo. Per cui questo governo si sta mettendo di tutto per farsi odiare. La legge sviluppo che ha portato Zafferani, che andrà in lettura penso al Consiglio di settembre, no? Se non sbaglio, è stata l'unica legge che ha messo d'accordo tutti, la odiano tutti, quindi dalla politica alle associazioni di categoria, quindi è stata una legge che ha messo d'accordo tutti fondamentalmente, e noi saremo lì per criticarla, però a giochi fatti, e quindi non è facile, e su questo mi allino a quello che precedentemente quelli che sono intervenuti prima di me hanno espresso. Bene, grazie Matteo. Allora io vi anticipo che stiamo per chiudere, perché non la vogliamo fare troppo lunga, non vogliamo annoiare, speriamo che, diciamo, le cose che vi abbiamo detto, o comunque che hanno detto tutti i protagonisti di questo dibattito, così abbiano destato la vostra attenzione, però vogliamo anche liberare, quindi lasciare spazio alla leggerezza anche in questa serata, quindi sentiamo adesso Federico Pedini Amati, poi sentiremo nuovamente in chiusura Teodoro Lonfermini e Alessandro Cardelli. Vi anticipo però che se qualcuno di voi, ve lo dico già da ora, dopo Federico Pedini Amati e che abbiamo sentito Lonfermini e Cardelli, qualcuno vuole porre una domanda, se ci vuole pensare, c'è anche spazio per il pubblico eventualmente se vuole porre delle domande, dopodiché chiudiamo il dibattito. Ecco, l'ultima domanda per Federico Pedini Amati. Hai detto, Federico, che questa sarà la tua ultima legislatura. Ecco, Ciavatta subito vuol dire. Ciavatta non vuole. È vero. Diciamo, qua saltano fuori le logiche di coalizione, di democrazia in movimento. Democrazia in movimento non vuole perdere Federico Pedini Amati. Però, visto che è la tua ultima legislatura, vuoi starci ancora un po' in consiglio o preferiresti che la legislatura si chiudesse subito e andassero, diciamo, andassero a casa subito i tuoi avversari e si andasse a... Allora, cioè deve cadere, insomma, lo vuoi dire? Allora, questa cosa, vorresti guardare il governo? Servirebbe qualcosa? Ti rispondo. Noi abbiamo chiesto che il segretario delle finanze facesse un passo indietro con la mozione di sfiducia. Pensiamo che
il segretario Celli sia un disperato vagante in questo paese alla ricerca di non si sa che cosa, perché non parla con nessuno, sta nella sua segreteria, telefona a qualche suo amico, gli vengono passate delle veline, non sa neanche lui chi nomina nei vari posti, lo si è visto con Romito, bastava una googolata, l'abbiamo detto tutti, no? È il peggior segretario di finanza che io ricordo, a mente insomma, no? Poi, per carità, uno può anche non saper fare in quel ruolo tutto bene, ma si deve avvalere, come dire, di collaboratori che gli diano una mano, no? Perché lui non sta facendo qualcosa per se stesso, lui sta facendo, sta dirigendo un paese nel baratro, questo è quello che noi continuiamo a dire. Purtroppo questa serata io vi ho ascoltato, mi sono ascoltato, è un monologo, no? Cioè è un parlarci addosso, un parlare tra di noi, perché qui non c'è la maggioranza. Ma perché non è venuta la maggioranza? Ma noi ci prendo in giro, stavo per dire, anche su Facebook, ma anche vedrete, no? Sarà la notizia di domani di questa maggioranza, dire Rete, Pedini, dalla DC, no, fanno, vanno a braccetto con... Non ce ne frega niente, siamo andati in piazza con chi veniva in piazza a protestare contro le nefandezze di questo governo. Se lo mettono in testa loro signori, che loro si continuano a voler demolire il sistema bancario e finanziario, a non voler fare emergere, tra virgolette, nuove opportunità per chi vorrà venire in questo paese a investire, noi faremo la protesta con chiunque. In questo senso penso di poter parlare anche per Rete, per Ciavatta che è qui e per tutti quanti. Noi saremo uniti in una protesta se non vedremo un governo che governa per il bene del paese e non per qualcuno. Sono stati fatti 3 decreti di domenica, neanche il partito fascista ai tempi che furono faceva queste cose, ma 3 decreti non casuali, dove regalavano 80 milioni di euro a una banca e indebitavano tutti noi di 80 milioni di euro, dove limitavano il prelievo a chi aveva i conti correnti in cassa, in asset banca, e dove volevano utilizzare il secondo pilastro del fondo pensioni, che hanno ritirato in ultima istanza perché abbiamo visto, no, patteggiare così i sindacati. Allora, noi Luca siamo preoccupati / arrabbiati della gestione, della mala gestio, perché ci può essere anche mala gestio, tra virgolette, non commettendo un reato, mi auguro. È una mala gestio nei fatti di una politica che si fa comandare dall'esterno e che dove comandano tutti tranne i segretari di Stato, nel senso che è qualcuno da fuori che li comanda, questi sì, come le marionette fanno esattamente quello che vuole qualcun altro. Il problema è che questo paese sta implodendo, io mi auguro di no, ho finito dopo, ci arrivano notizie preoccupantissime legate a Cassa di Risparmio, notizia, l'hai detto te, no? Prima, sera, certo. Di stasera il deposito del bilancio di Cassa di Risparmio, non mi lancio in possibili dati o cifre, ma per quello che ci viene detto potrebbero esserci dati molto molto preoccupanti nella chiusura del bilancio di Cassa di Risparmio. Ecco, io dico, ma è possibile che su una situazione del genere non ci debba essere un confronto con tutto un paese, poi che decida il governo e la maggioranza, ma il confronto ci sarebbe dovuto essere, ci sarebbe dovuto essere. Continua esattamente quello che succedeva prima, ci chiamano il venerdì per vederci il sabato. Allora, questo è un metodo che veniva decantato essere il nuovo metodo, Dio ce ne scampi, non vorrei, torniamo al vecchio metodo e iniziamo a ragionare, e questo è il motivo per cui in tempi non sospetti, a domanda diretta, ma è meglio AP la DC, è meglio la DC tutta la vita se queste persone si devono comportare in questa maniera, e mi riferisco a P che conduce un governo in una mala gestione che è la peggiore, il peggior governo degli ultimi 10 anni che io ho vissuto, è questo qui, e la testa pensante, tra virgolette, quello che l'ha voluto è Alleanza Popolare, poi mutata Repubblica Futura. Federico, hai parlato di fondi pensione, noi fondi pensione di Sammarinesi, fondi che servono per pagare le pensioni a tutti noi,
sono nelle nostre banche e vengono però, Teodoro, utilizzati anche a garanzia. Ecco, sono a rischio i fondi pensioni dei sammarinesi, sono a rischio le pensioni dei sammarinesi stante l'attuale situazione? Allora, la domanda, Luca, è estremamente pertinente, a mio modo di vedere, anche un po' per il metodo di dibattito che abbiamo questa sera. Ci sono tantissime persone che vivono il nostro paese, lo vivono contribuendo, lo vivono avendo tutti i giorni versato quella parte che poi farà parte, scusate il gioco di parole, del futuro di ognuno di noi, di ogni persona, quando l'attività lavorativa sarà completata e quindi la propria pensione e la propria sopravvivenza nella fase post lavorativa. Io dico che dobbiamo incominciare a preoccuparci, e non lo dico lanciando un allarme così a caso, perché sarebbe poi chiaramente anche un pericolo banale e sciocco su cui muoversi, però lo dico con cognizione di causa. Fino a qualche tempo fa, e anche comprendendo la legislatura appena passata, quella dove c'era il governo della Democrazia Cristiana e di altri alleati, i fondi pensione sono sempre stato un elemento, in termini di investimento, un tabù. Cioè, quella ricchezza doveva rimanere lì a disposizione di tutti i cittadini, doveva rimanere in quelle condizioni e in quei termini, perché non poteva mai essere compromesso. Ed è un principio giusto, senza ombra di dubbio, fermo restando che io ho anche avuto la convinzione che in ogni caso una parte di quella ricchezza nel tempo poteva anche essere investita in maniera intelligente e in maniera anche redditizia, in virtù che poi dopo quella redditività poteva essere riversata nel paese e quindi comunque essere sempre una ricchezza attuale, presente e futura. Oggi quella ricchezza viene compromessa, semplicemente perché nell'aver depresso talmente tanto, come hanno fatto i signori della maggioranza e del governo in questi mesi, un intero sistema, perché lo hanno depresso, questo è un dato di fatto, portandolo ad un livello talmente basso che non riusciamo nemmeno noi, che siamo poi gli attori della politica, anche se in una fase istituzionale un po' indiretta, perché chiaramente siamo all'opposizione, non riusciamo noi a ben comprendere, il rischio di comprometterli è altissimo. Perché nel momento in cui, come giungono voci, i fondi pensione, ed è giusto che lo sappiate, ecco perché la preoccupazione non deve essere soltanto degli attori della politica, ma deve essere di tutti i cittadini, nel momento in cui quei fondi vengono presi e vengono utilizzati per coprire quello stato depressivo che qualcuno ha generato ed eccitato volutamente, io credo che su quello debba esserci davvero il sollevamento popolare, ci debba essere la indignazione di carattere popolare, perché vuole dire non saper utilizzare le opportunità da cogliere per sistemare il sistema economico nel suo insieme, se non dalla parte più facile, cioè prendere una ricchezza e spostarla da una parte e dall'altra. Allora, noi su questo abbiamo già incominciato a in maniera sottile a denunciare il fatto o i fatti, ma poi i fatti sono che stanno utilizzando le risorse che erano dentro le banche, su cui anche in quel caso sono intervenuti in maniera sproporzionata, vedi per esempio Asset Banca, dove hanno svolto completamente uno scippo, hanno scippato un'impresa privata all'interno della quale c'erano garantiti 30 milioni di euro dei fondi pensione. Oggi quella struttura, grazie a il blocco del pagamento ritardato, grazie a interventi decisamente smisurati, sono completamente esauriti le ricchezze di cui facevano parte anche quei 30 milioni di euro dei fondi pensione. E siccome anche tutto questo l'abbiamo denunciato, ma non abbiamo avuto smentita, perché poi non abbiamo i dati oggettivi di come li ricollocheranno all'interno dell'operazione Asset Banca chiusa, liquidata, scippata, cassa di risparmio, viene da pensare che incominceranno ad utilizzare i fondi pensione in qualunque di questo modo, in maniera del tutto impropria. E allora, se non dobbiamo fermarli anche attraverso queste azioni con un'indignazione di carattere popolare, io mi dico davvero che cosa dobbiamo fare per poi rappresentare ancor di più quella inconsistenza di nuova politica
che non ci fornisce nulla e di fronte alla quale non riusciamo nemmeno a proteggerci. Chiudo, Luca, nel ringraziarti anche di aver condotto questa serata, dove anche noi sicuramente dobbiamo continuare un'azione di riconoscimento di errori fatti, di responsabilità avute nel tempo. Però se le persone sedute a questo tavolo vogliono davvero lottare contro un qualcosa che oggi è rappresentato dai signori della maggioranza, ma forse non sono i signori della maggioranza, sono coloro che loro tutelano, e quindi dobbiamo lottare contro questi personaggi, lo dobbiamo fare tutti insieme, senza distinzione di sorta, senza alimentare quella voglia nella cittadinanza di dire: ma perché Rete è andata dalla Democrazia Cristiana? Oppure perché Rete va in piazza insieme alla Democrazia Cristiana? Noi diciamo, nel rispetto delle dovute distinzioni, noi oggi vogliamo tutelare insieme e per quelle che sono le nostre funzioni gli interessi generali del nostro paese. Tutto il resto, come diceva qualcuno, è decisamente fuffa politica. Teodoro, grazie Teodoro. Dunque, io vorrei chiudere affrontando un tema che è un tema che riguarda tutti noi, è un tema che oserei dire anche che forse è anche più grande di noi. Fino adesso abbiamo discusso e dibattuto di questioni che riguardano soprattutto San Marino, ma proprio in queste ore, nelle ultime ore, sapete benissimo cosa è successo a Barcellona, per esempio. Ma non solo, oggi pomeriggio a Barcellona, ieri 13 morti, oggi è morto una donna ferita, 14, due italiani che erano in vacanza nella città catalana, la capitale della Catalogna. Oggi pomeriggio c'è stato un episodio in Finlandia, un altro episodio in Finlandia, delle persone sono state accoltellate per strada. C'è stato anche un altro episodio in Germania, questo diciamo è un pochino più contraddittorio, ancora non c'è l'assoluta certezza che qui ci sia una matrice terroristica. Però San Marino un asset, scusate se uso questo termine, comunque una caratteristica del nostro paese è stata quella, fino a un po' di tempo fa, forse recessiva, veramente andavamo a dormire che lasciavamo la porta di casa neppure chiavata, no? Ecco, questo sappiamo benissimo che oggi non possiamo più permettercelo, ma va anche bene, è anche logico, insomma, chiamiamo la porta di casa e possibilmente se abbiamo anche un allarme quando andiamo via non guasta, però il problema sicurezza è un problema che riguarda anche la nostra Repubblica, perché noi siamo dentro l'Italia, siamo dentro l'Europa e l'Italia, l'Europa, l'Occidente sono, diciamo, un obiettivo a cui punta, diciamo, l'estremismo islamista, a cui puntano quelli che vengono definiti certi lupi solitari, affiliati comunque all'ISIS, e noi siamo un paese che ha avuto sempre una sicurezza importante, però, diciamo, vogliamo continuare ad essere un paese sicuro. Alessandro, ecco, cosa secondo te, cosa stiamo facendo abbastanza per garantire la sicurezza dei sammarinesi, la loro tranquillità? Stiamo facendo abbastanza per garantirla ora e anche in futuro? Questo è un tema sicuramente interessante. Io mi ricordo nella scorsa legislatura quando l'abbiamo affrontato, perché non so se vi ricordate, abbiamo passato circa 2 anni fa un periodo in cui il numero di furti a San Marino aumentava notevolmente e allora ci si chiedeva cosa si poteva fare, e in questo credo che il vecchio governo abbia fatto molto. C'era Giancarlo Venturini che era segretario competente ed era stato portato una serie di provvedimenti importanti, ad esempio il potenziamento delle telecamere, che è uno strumento che funziona bene. È stato fatto il bando per creare nuovo personale di forze dell'ordine sul territorio, perché di fatto se abbiamo un territorio che non è presidiato non serve a niente. Abbiamo 30 nuovi giovani, io ne conosco tanti, che sono veramente in gamba e stanno dando un contributo importante. Per noi la sicurezza è un valore estremamente importante e stiamo, secondo me, continuando a tutelarlo bene. Di sicuro si può fare di più, però io vorrei raccontare un episodio.
Io ho studiato a Roma, ho degli amici che mi sono venuti a trovare a San Marino e sono rimasti sorpresi dal fatto che ad esempio noi non abbiamo inferriate, che noi a volte lasciamo la porta aperta. Secondo me questa è una cosa di cui dobbiamo andare molto fieri, il fatto che San Marino, seppure sia a una distanza di 15 km da Rimini, è un paese sicuro dove il sistema funziona e ha sicurezza. Un provvedimento importante che è stato portato a compimento, che abbiamo portato noi all'inizio durante la scorsa legislatura, è la centrale unica in materia di forze dell'ordine, anche questo sicuramente ha aiutato. Credo che a livello di sicurezza molto è stato fatto, ma si può migliorare e investire su quei temi lì è estremamente importante. Tra l'altro cito un altro investimento che era stato messo a bilancio nella scorsa legislatura. Le vedete, le macchine della polizia e gendarmeria sono state cambiate, anche questo è un intervento importante che in un momento di spending review avevamo deciso di fare. E permettetemi solo in chiusura di fare un passaggio sul titolo della serata, che è l'inconsistenza della nuova politica, essendo in casa democristiana. Io vorrei spiegare le ragioni per cui abbiamo scelto questo titolo qua e vorrei spiegare le ragioni facendo anche un'analisi all'interno del nostro partito. Noi ho visto tanti militanti, soprattutto chi si sta dando da fare alla festa e lavora alla festa, che mi ha detto oggettivamente siamo all'opposizione perché degli errori li abbiamo commessi anche noi. La gente passa qual è stato il leitmotiv dell'ultima campagna elettorale? Tutti chiedevano rinnovamento perché si aspettavano qualcosa di più e noi forse come partito dovevamo far qualcosa di più. Ma quello che è successo in questa legislatura è che questa maggioranza, che si era detta la maggioranza del cambiamento, del nuovo metodo, non ha niente di questo. È la maggioranza che difende certi interessi, che sono i più sporchi che ci sono in giro, è la maggioranza dove abbiamo qualche faccia nuova, ma di fatto chi prende le decisioni sono sempre i soliti. E l'ultimo esempio è oggi, dove ci avevano dato la disponibilità un consigliere di Repubblica Futura, un consigliere di Civico 10 a venire già da una settimana. Poi bam, è arrivato l'alt, da qualcuno, non si sa chi, queste persone non sono più venute, si sa, probabilmente sono sempre loro quelli che si cambiano in ogni stagione, prima di Alleanza Popolare, Repubblica Futura, non lo so, la butto lì, però qua noi il rinnovamento non lo stiamo vedendo, qua stiamo vedendo un paese che sta collassando, un paese che è in difficoltà, un paese che avrebbe bisogno veramente di rinnovamento, ma io quando parlo di rinnovamento parlo di dare speranza ai giovani, non di far passare il messaggio che i giovani dovranno emigrare o dovranno pensare a degli stipendi da fame. Noi siamo un enclave e abbiamo tantissime possibilità, ad oggi non le stiamo sfruttando. L'inconsistenza della nuova politica è questo, è l'incapacità di saper dare speranza e futuro a un paese che di possibilità invece ne ha tantissime. Grazie Alessandro, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, altrimenti vi ricordo semplicemente che domani sera qua c'è un altro dibattito. Il titolo è Sviluppare un paese che c'è, la progettualità della vera politica. I relatori di domani sera sono Riccardo Stefanelli della CDLS, William Vagnini dell'ANIS, Marco Gatti del PDCS, Pasquale Valentini del PDCS, li vedo entrambi qua in prima fila, e poi Alessandro Berti che è un professore associato di tecnica bancaria all'Università di Urbino. Non ci sono altre domande, quindi siete congedati, andatevi a divertire, buona serata a tutti. Ah, ecco, una domanda. Detto così è come non farle le domande, un po' di domanda? Sì, c'è una domanda. Prego. Allora, sì, venga. Ah, Pino Guidi. Tieni il microfono, Pino. Ho bisogno di commenti, Luca. Allora, se si vuole il dibattito. Non arrivi con me. No, bisogna che vieni qua. Arriva Franco, lunga. Se si vuole il dibattito non si deve fare in modo che si... Sembra che non lo si voglia. Il dibattito bisogna avere pazienza, dar tempo alle persone di ragionare, di alzare la manina e di dire quello che pensano. Questo è il modo di condurre, altrimenti è un pseudo dibattito. Di cose ce ne sono tante da dire. E condivido il discorso della democrazia. Mi pare che per questo governo l'opposizione... Non lo so, forse probabilmente qualcuno di avvio, il segretario delle finanze, darà l'idea una mattina di presentare un progetto di legge, magari un decreto, per dire che l'opposizione non serve, perché per loro no, insomma, questo è proprio... Io un decreto lo farei, visto che abbiamo fatto un decreto per spendere 160 milioni regalati alle banche, non raccontiamo balle, non per tutelare i depositanti, perché i depositanti
l'ITOTEL, il fondo di garanzia. Noi abbiamo dato 160 milioni che diviso 32 mila euro, c'è il matematico qua, penso siano 5 mila euro a testa che ci siamo guadagnati noi domenica pomeriggio mentre ognuno di noi faceva le cose proprie. Quindi questo diciamolo pure che è stato un regalo, una schifezza fatto da un governo di sinistra che nessuno avrebbe mai il coraggio di fare. Perché il depositante è un'altra cosa, il depositante c'era il fondo dei depositanti che ha poco più di un anno e sto governo l'ha già smentito, come l'ha smentito Banca Centrale, perché il fondo dei depositanti, io l'avevo chiesto al segretario Celli, quanto vale? Lui mi ha detto, ah 5-6 milioni. Ma io l'aveva fatta la domanda perché sapevo che non servivano niente 5-6 milioni. Quindi il fondo dei depositanti, se si vogliono tutelare i risparmiatori, è quello lo strumento su cui si lavora. Non regalare ai proprietari della banca i soldi. Questo va detto a chiari lettere. Secondo, la sfida che alla festa dell'amicizia, mi pare il 25 secondo, Grais e Savorelli mi avevano detto, vanno a parlare dei piccoli stati. Io ci vado. Spero che non offendano né la Repubblica né i propri cittadini. Sì, sì, io ci vado, li vado a sentire apposta. Però purtroppo ha ragione Federico, divento un monologo perché l'opposizione per loro non esiste, quindi loro fanno votare quelli che hanno 20 voti in consiglio, gli dicono se votate così rimanete in consiglio ancora, se no non ci siete più, e quindi la questione si chiude lì. Però la gestione del paese è un'altra cosa, perché siamo oggi nella fase finale, siamo una rottura economica disastrosa, poche sono le imprese che vanno bene, investitori non verranno perché fiducia l'hanno portata via loro, 400 milioni di uscite di liquidità è colpo delle dichiarazioni di Grais e di Savorelli fatte a Washington nel Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Quando i sanmarinesi potranno andare a dire le loro cose a Washington, al Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, senza avere questi due che smentiscono e tradiscono il popolo sammarinese? Quando lo potranno fare? Quindi vado e voglio vedere se dopo siamo capaci di fare una conferenza stampa per smentire se dicono delle sciocchezze. Se dicono delle cose giuste io le applaudo, ma se dicono delle sciocchezze no. Altra cosa importante, ha ragione ancora Federico, ma tutti gli altri, non ci possiamo fermare al monologo. È stato trasformato un credito d'imposta in debito pubblico. Non mi va bene. Quindi facciamo il requisito. Se c'è lo bocciano, lo bocceranno, ma io chiedo un referendum a gran voce che si chieda ai cittadini sammarinesi se gli sta bene trasformare un credito d'imposta che si utilizzava in caso in cui le banche fanno utile in 160 milioni di perdita netta per dare i soldi ai banchieri, non per tutelare i depositanti. Quindi questa idea di referendum la vogliamo fare o non la vogliamo fare? Siamo d'accordo o non siamo d'accordo? I cittadini aspettano una risposta da queste cose qui. Ce ne sono tante altre, ma qui vi fermo, lascio la parola agli altri. Non ho capito i primi 10 secondi di quello che ha detto Pino Guidi, pazienza, è lo stesso. Comunque non era una domanda, diciamo, era stata un'argomentazione molto ampia. Un'altra domanda, prego. Per andare ad ascoltare i vertici di Banca Centrale. Prego, prego. Per andare ad ascoltare i vertici di Banca Centrale siamo costretti ad andare all'estero. Vanno a Washington a parlare, ABS fa convegno, non si presenta, no? Dobbiamo andare al meeting di Rimini, alla conferenza che citava Guidi, per ascoltarli. Caso asset, ha detto benissimo Teodoro Lofermini, lo scippo dell'asset. Mi dispiace che non ci siano i membri della maggioranza perché avrei voluto fare una domanda su questo tema, perché non è stato consentito agli azionisti di ricapitalizzare. Li potevamo mettere alla prova prima di prendere certi provvedimenti che hanno preso, no? Però volevo dire anche all'amico del PD, no? Che parla giustamente di investimenti. Dopo lo scippo dell'asse, dopo il caso asse, dopo quello che è successo, chi viene più investire a San Marino? Ma che immagine diamo dal paese? Questo è il primo punto del caso asse, l'immagine soprattutto che abbiamo devastato del paese. Già eravamo a terra, così siamo proprio finiti. Secondo,
e anche questo lo devo dire anche a voi della minoranza, dell'opposizione, nessuno parla dei 70 dipendenti asset che sono rimasti a casa. Io conosco delle persone, dei ragazzi giovani, laureati, che stavano conducendo un ottimo lavoro all'interno di asset, dei professionisti della finanza, che sono in crisi esistenziale, sono in esaurimento, hanno delle famiglie, dei bambini, 70 persone a spasso. E questo purtroppo non l'ho sentito dire neanche da voi. Cioè, parlate del caso asset, però non si parla mai delle risorse umane. Grazie per l'attenzione. Bene, io farei rispondere intanto a queste domande che sono state poste, perché sennò poi magari ci perdiamo. Farei rispondere prima a Pino Guidi, a Teodoro Lonfermini, oppure anche a Roberto Ciavanti. Beh, allora, intanto Pino non ha rivolto una domanda, ma ha fatto delle constatazioni assolutamente condivisibili. E, me lo auguro anch'io che i signori di Banca Centrale, nel condurre quella conferenza in uno scenario così visto come il meeting, parlino bene del nostro paese e, mi viene da dire, del loro paese, anche se chiaramente ci danno tutti i segni che fanno più pensare ad essere dei soggetti che rispondono sicuramente ad altri e non agli interessi del nostro paese o del paese che li ha accolti. Se non faranno questo, ma io non voglio nemmeno pensarlo, che sarebbe un qualcosa di assolutamente incredibile, allora dovremo reagire. Però in quel caso, lo dico, anche se sono un grande sostenitore della politica che deve riuscire ad esprimersi in ogni luogo della politica, qualora questi signori vadano a compiere un ulteriore atto che è contrario a quello che è la dignità del nostro paese, beh, allora devo dare ragione a Rete, che molte volte la politica si sposta dalle aule istituzionali e si porta all'interno di altri poteri, come quelli del Tribunale. A quel punto dovremo fare, se questo si verificasse, una grossa denuncia di sistema in termini di opposizione all'interno del Tribunale per difendere noi e attraverso quegli strumenti il nostro Paese. Sulla parte invece che diceva Corrad adesso, che condivido molto, semplicemente perché anche tutti noi poi dopo abbiamo la possibilità, la fortuna o la sfortuna di incontrare queste persone che oggi si trovano in uno stato personale di disagio a seguito di circostanze professionali molto particolari, abbiamo la fortuna o sfortuna di incontrarli anche noi, dobbiamo fare in modo di sostenerli, ma dobbiamo fare in modo di sostenerli mettendoli di fronte a una grande realtà, che anche in questo caso gli amici della maggioranza, e uso questo termine in maniera eufemistica, non stanno svolgendo un'azione corretta a livello umano nei confronti di queste persone. Vi faccio solo questo esempio. Nel luglio, giugno forse, durante la seduta consiliare, si sono svolte due tipi di riunioni con le stesse identiche persone. Quelle persone erano i dipendenti di Asset Banca. In una riunione, quella richiesta da tutta l'opposizione per cercare di capire davvero anche attraverso la loro viva voce qual era la situazione, si sono presentati alcuni soggetti dipendenti di quella banca. Nel mentre della stessa nostra riunione c'era una riunione parallela con i membri del governo che avevano ricontattato altri dipendenti e avevano fatto un po' come i buttafuori nelle discoteche della Riviera, tra i buoni e i cattivi, tra chi poteva entrare in quella riunione e chi no. Quindi in questo caso gli amici della maggioranza e del governo stanno giocando in maniera subdola sui sentimenti e sulle condizioni anche di carattere personale, non solo professionale, delle persone. Ditemi se questo è un sistema che credo anche quei brutti democristiani che siamo noi, negli anni in cui abbiamo governato, abbiamo mai alimentato. Io credo di no, perché le grandi differenze poi dopo, purtroppo, si vedono e si vivono anche in questo modo. Noi eravamo sicuramente per non più di una parola nei confronti di queste persone, ma più di un atto o di un fatto. Però diciamo che ci è quasi impossibile, perché come vi ho raccontato quel piccolo aneddoto, si poi verifica e genera tutti i giorni.
Grazie Teodoro, ma anche Roberto Ciavatta voleva rispondere o comunque commentare brevemente le valutazioni fatte dal pubblico dei dipendenti. Non è vero, mi permetto di dire che non è vero che nessuno ha mai sollevato la problematica dei dipendenti del settore bancario. È stato fatto a partire da gennaio, a partire dalle prime avvisaglie dell'attacco che il governo stava portando avanti rispetto al sistema bancario. Perché una delle preoccupazioni che deve avere un governo non è solamente quella di tenere in piedi le banche o tenere in piedi alcune banche o solo le banche degli amici, tenere in considerazione anche tutti quelli che ci lavorano all'interno delle banche. Si parla di 650 dipendenti, quindi di un numero molto consistente. Io personalmente ne ho parlato in diverse occasioni, ho chiesto spiegazioni al governo su che cosa intendessero fare in quella direzione. La risposta è stata quella che ha ricordato adesso Teodoro, cioè, e ricordiamo anche che il sindaco del governo fino a qualche tempo fa per Cassa di Risparmio era Stefano Palmieri, dipendente di Asset Banca, che aveva ricontattato tutti i suoi colleghi, come a dire, ma qui diciamo è una interpretazione che do io, se state bravi in qualche maniera un posto ve lo ritroviamo, una ricollocazione in Cassa di Risparmio ve la troviamo. Sulla questione invece della partita che si sta giocando sul sistema finanziario, io dico solo questo, voglio essere molto laico in questa valutazione. Cioè io credo che per risolvere un problema, e è inutile dire che non ci fossero problemi nel sistema finanziario, ce ne sono, forse erano solo problemi patrimoniali, questo governo è riuscito a trasformarli in problemi di liquidità, che è molto peggio. Però per risolvere un problema ci sono sempre più soluzioni. L'importante è che chi cerca di attuare una ricetta al paziente gliela dica. Questo governo sarebbe potuto venire da noi cittadini a dire: cari cittadini, ho una linea di credito con degli investitori finanziari strani che vengono, insomma, che hanno queste società in Lussemburgo, ci portano i soldi, possiamo permetterci di far saltare le banche perché tanto la liquidità la riportiamo dentro, in qualche maniera riusciamo con Banca Centrale a inserire qualche commissario che chiude un occhio. Cioè, avrebbero potuto raccontarlo, no? Avrebbero potuto venirlo a dire, lo hanno fatto, ma nel frattempo ci hanno detto che andava tutto bene, tutelavano il sistema, tutelavano le banche, non avrebbero mai permesso che i soldi dei correntisti venissero a mancare. Dimentichiamo che sono 3 mesi che quelli di Asset, che avevano i soldi in Asset, comprese le società, possono muovere 1.000 euro al mese. Ecco, quello che è mancato è la trasparenza, cioè non hanno detto quello che giorno per giorno è apparso sempre più evidente, quello che noi di Rete, di Movimento Democratico, ma anche la Democrazia Cristiana, l'opposizione, nel corso del tempo ha iniziato a evidenziare le dinamiche per cui, che ne so, tutti i neoassunti in Banca Centrale sono parenti con questa specie di setta che è la stessa che organizza il meeting, questa conferenza dei Fratelli Conforti, di Advantage Financial, come cacchio si chiama? Ecco, insomma, anche la pronuncia è quella particolare. Ecco, questo non è stato detto e ancora oggi non viene detto, e questa è la cosa eclatante, perché allora tu non hai la possibilità di combattere contro un nemico che non c'è, che non si vede, che il giorno dopo scompare, che cambia ogni giorno. Però il segnale, come dire, il progetto è preciso, lo stanno perseguendo. Di fronte a questo non credo che ci siano più terreni di responsabilità, c'è solo terreno di scontro, e il terreno di scontro nel corso del tempo aumenterà, non c'è dubbio che aumenterà, se non altro per il fatto che o gli va bene, riescono a far arrivare qualche centinaio di milioni di euro, il che significa che abbiamo venduto lo Stato, e poi la cittadinanza sammarinese può anche decidere che gli va bene continuare ad avere questo stile di vita, però non avere più la sua sovranità, però appunto si sarebbe dovuto dire, oppure gli va male e allora ci verranno a mancare i soldi a tutti, in tutte le banche, e allora dovremo trarre delle conclusioni. Però le soluzioni non sono tantissime, insomma, sono queste. Concludo dicendo che Federico Pedinamati mi ha detto prima che si ricandida anche alle prossime. Ecco. No, qualcun altro voleva rispondere? Alessandro. Sì, io a Corrad sul discorso dell'immagine, perché io credo che sia
vitale per un paese, l'immagine. Se vuoi attrarre investitori, l'immagine è la cosa più importante. Noi abbiamo vissuto anni di blacklist e la gente non veniva più a investire a San Marino perché l'immagine era deteriorata. Il primo atto che ha fatto questo governo il 14 di febbraio, o 14 o 15 di febbraio, è fare una serata, Operazione Verità, dicendo le bugie, era Operazione Falsità. Hanno detto che a giugno non avremmo più pagato, non avremmo più pagato stipendi e pensioni. Io a giugno gliel'ho chiesto, a fine giugno. Siamo in consiglio, come mai il segretario le paghiamo, la paghiamo ancora la liquidità? Perché abbiamo ancora liquidità, paghiamo stipendi e pensioni? Qual era l'obiettivo che aveva Simone Celli il 14 febbraio quando ha lanciato quell'allarme? Perché io due settimane dopo ho visto una sua intervista al TG Romagna dove dice: San Marino è in difficoltà, avremo bisogno di nuovi capitali esteri. Stefano Elli, che è uno di quelli che andrà a parlare al meeting, sul Corriere della Sera ne ha dette di tutti i colori delle difficoltà che ha il sistema bancario e finanziario. Vogliamo pensare di attrarre investitori dando questa immagine di paese, equiparandoci alla Grecia, a un paese sul fallimento, a un paese che non garantisce neanche più i risparmi? Perché io ho parlato di bail-in, di fatto cos'è? Chi ha 51.000 euro domani, quei soldi ce li ha bloccati in asset per 3 anni. Questo non è un esproprio di Stato, questa è libertà, questo vuol dire portare nuovi capitali. Questo, e noi l'abbiamo detto, c'è un progetto fin dal primo giorno di questa legislatura per mettere in ginocchio il sistema, altrimenti non si spiega, non si spiega tutto quello che sta avvenendo. C'è la volontà di portare il sistema al livello più basso possibile, perché poi si può fare qualsiasi cosa. Quando sei con l'acqua alla gola, poi sei costretto a fare tutto. Asset in cassa è una cosa che è stata creata. Se il commissariamento fosse stato gestito diversamente, e non lo dice un membro dell'opposizione, l'ha detto il commissario della legge Pasini in un'ordinanza, che c'è un danno, e quel danno tra l'altro chi lo dovrà pagare? Probabilmente noi come cittadini. Se si creano queste cose è perché c'è la volontà di farlo. Io vi faccio anche un'altra domanda: sul bilancio di cassa è stato detto che probabilmente ci sarà un impatto estremamente negativo. Quale può essere il prossimo passo? Qual è la volontà? Vendere i crediti a qualcuno e guadagnarci sopra? Siamo sicuri che tutte le operazioni che stanno avvenendo stanno seguendo perfettamente la legalità? Perché rispondo velocemente a Pino. Sulla trasformazione del credito d'imposta in obbligazioni, è ovvio che questo è un regalo, un favore a qualcuno. Ma anche lì in consiglio abbiamo portato la proposta, abbiamo detto serve assolutamente portare asset in cassa e quindi trasformare il credito d'imposta che ha asset per aiutare questa operazione. Va bene, eventualmente facciamolo solo su quello, escludiamo però qualsiasi tipo di banca privata. E in questo c'è stato detto di no, c'è stato detto di no perché è estremamente lesivo per la concorrenza, è una scusa. Qua c'è la volontà di aiutare qualcuno e c'è la volontà di mettere in difficoltà qualcun altro, e chi ci rimette sono i sanmarinesi, chi ci guadagna sono pochi eletti in questo momento. Grazie Alessandro, credo che anche Federico volesse fare una chiosa finale. Sì, allora, siccome tu Luca prima hai detto ma le soluzioni, no, adesso non si può riaprire un dibattito, ma la faccio breve. Soluzioni, il settore bancario e finanziario, quali soluzioni avevate voi, no? Che parlate lì in monologo, stasera abbiamo fatto monologo. Allora, questo paese aveva fino a poco tempo fa 6 miliardi di euro di raccolta, con 1,5 miliardi di non performing loan. Guardate l'Islanda cosa ha fatto. Cosa ha fatto? Ha fatto le azioni di responsabilità verso gli amministratori delle banche che hanno gestito male quelle banche. Azioni di responsabilità in qualche caso significava andare anche in galera, e verso i politici che hanno fatto una mala gestione. Questa era una possibilità, era una possibilità. Come era mettere in sicurezza, per esempio, i depositi dei sammarinesi? E noi anche questo nel programma di governo di Dim lo avevamo indicato. Certo che c'erano delle strade e delle possibilità, sarebbero dovute essere concertate con i più, perché anche se avessimo vinto noi sapevamo benissimo di rappresentare una parte della popolazione. Chiunque avesse vinto al secondo turno, guardate bene, al ballottaggio, sapeva di non avere la maggioranza. Vi ricordate nella vecchia legislatura dove, in per inciso, siamo andati con questa legge elettorale, non con un'altra, era la stessa. La differenza era solo nel premio di maggioranza, cioè la vittoria è stata per 130 voti contro invece un ballottaggio per cui siamo arrivati per la prima volta. Ma chiunque avesse vinto in questa condizione doveva per forza, per il settore bancario e finanziario, concertare una soluzione
non tanto con le opposizioni, con il paese, che rappresentano a loro volta, come dire, con il paese, quindi con le opposizioni che rappresentano a loro volta il paese. Questo noi contestiamo e continuiamo a contestare, e su questo avremmo voluto confrontarci, cosa che non è stata possibile fare. Ho chiuso, lo ha spiegato molto bene Cora Teodoro, rispetto ai dipendenti di Asset Banca, era incredibile, noi in una stanza, loro nella stanza vicina, noi con i sindacati, per noi intendo tutti i capogruppo del Consiglio, opposizione e maggioranza, a parlare con i sindacati, rappresentanti di quei dipendenti, e i dipendenti nella stanza a fianco con alcuni della maggioranza. Era una cosa incredibile. In ogni caso, se li abbiamo, certo, come dire, li teniamo presente, e molto, perché il lavoro devono avere tutti in questo paese, è una dignità, è proprio, come dire, una prerogativa essenziale per l'uomo. Quindi, ma come lo abbiamo fatto a quel tempo, cercando di difendere, come dire, i posti di lavoro di Eurocommercial, di tutte quelle banche che venivano assorbite. Scusate se l'ho fatta lunga. Bene, grazie Federico Pedini Amati, siamo in chiusura, e diciamo, i rappresentanti del Partito Democratico Cristiano che sono qua seduti a questo tavolo vorrebbero ricordare comunque i fatti di Barcellona. Io chiedo a voi così un breve applauso a chi ha partecipato questa sera, e con l'applauso esprimiamo anche la nostra solidarietà ai nostri fratelli catalani. Buonasera a tutti. E spagnoli. Ciao.